giorno fa il Barcellona ha risposto al 4-0 del Paris Saint-Germain con un 6-1, qualificandosi ai quarti di finale di Champions League. Ma non sono certamente gli unici ad aver compiuto questo clamoroso ribaltone, ed oggi le andremo a vedere insieme. 10. Carl Zeiss Jena, Roma. Già, ci siamo anche noi, e in male, aggiungerei. Sedicesimi di Coppe delle Coppe, 1980. La Roma all'Olimpico distrugge i tedeschi per 3-0, ma al ritorno non scendono in campo. Finisce 4-0, con i tedeschi che pigliano anche un palo e due traverse. Il Jena fu eliminato poi solamente in finale. 9. QPR Partizan Belgrado. Il QPR vuole la Coppa UEFA e al secondo turno incontra e distrugge per 6-2 il Partizan Belgrado. Giochi chiusi? Niente affatto se poi vai a giocare nel fuoco di Belgrado. 4-0 e serbi qualificati. 8. Parma Halmstad. Finalmente una gioia italiana. Ottavi di finale di Coppa delle Coppe, anno 95-96. In Svezia il Parma crolla 3-0, ma al Tardini tutto cambia. Nevio Scala mette in campo un Parma agguerrito. Inzaghi 1-0, Dino Baggio 2-0, Stoichkov 3-0, Benarrivo 4-0. Il Parma è qualificato ai quarti di finale. 7. Milan Deportivo La Corugna. Champions League 2003-2004, la Champions più bizzarra di sempre. Il Milan ai quarti becca gli spagnoli, forti ma non fortissimi, e ce ne rendiamo conto all'andata, quando i rossoneri li distruggono per 4-1. Quell'uno sembrerebbe un dettaglio, uno stupido dettaglio. Purtroppo i dettagli sono importanti e il Deportivo al ritorno fa il miracolo. 4-0 al Milan e vola in semifinale. 6. Le Chaux de Fonds, Les Saus. Non l'avrò mai pronunciato bene. È il 1962 e si gioca la Coppa delle Coppe. I portoghesi del Les Saus sono pericolosissimi, poiché si sono qualificati vincendo la Coppa portoghese distruggendo il fortissimo Porto in finale. All'andata però i francesi travolgono i rivali per 6-2, quasi chiudendo il discorso qualificazione. Al ritorno invece, grazie a due giocatori quali Osvaldo Silva e Olivier Rigna, il Les Saus vince 5-0 e passa al secondo turno. Sono gli unici della storia ad aver recuperato 4 gol facendone uno in più. Gli altri sono passati sempre per differenza reti. 5. Paris Saint-Germain Barcellona. La conosciamo, successa l'altro ieri, in pratica. Mai successo in Champions. Il Barça, super favorito, becca 4-0 all'andata. Servirebbe un miracolo, e fra talento e un arbitraggio un po' particolare, il miracolo è compiuto. Finisce 6-1 e Luis Enrique passa ai quarti. 4. Manchester United Bayern Monaco, 1999, finale di Champions. Beckham contro Ziegler, ma non solo, dirige Collina. Nel primo tempo Mario Basler fa 1-0 per il Bayern. Lo United si spegne, non farà più un tiro. 1-0 per il Bayern per tutta la partita. Al 90esimo sono 3 minuti di recupero. Nel primo minuto lo United si butta in avanti, ma è al 92esimo che Giggs tira una rasoiata trovando Sheringham. 1-1 al 92esimo. Clamoroso. Manca un minuto e il Bayern si ributta in avanti. La perde immediatamente e lo United è veloce in contropiede, guaadagna un calcio d'angolo. 92 minuti e 20 secondi sul cronometro. Batte Beckham, la schiaccia Sheringham, ma con la punta la devia Solskjaer. 2-1, 2-1 Manchester, tutto in 100 secondi e la Champions va allo United. Dove siamo? Al Camp Nou. 3. Borussia Mönchengladbach Real Madrid. Coppa UEFA, anno 1986, si gioca il terzo turno e un Henkes ispiratissimo distrugge il fortissimo Real per 5-1. Clamoroso, i tedeschi hanno eliminato i più forti, ma mai dire mai. Quando si parla di George Valdano, difatti al ritorno ne fa 2 in 17 minuti e rimette il Real in gioco. La partita finirà 4-0 e gli spagnoli passati. Tanto per la cronaca, perché è così importante? Il Real Madrid alzerà a fine anno la Coppa UEFA. 2. Honved Panathinaikos. È la rimonta più grande della storia, quella che si disputa in Coppa UEFA nell'88. L'andata in Ungheria verte a favore dei padroni di casa, che andranno sul 5-0, ma prima della fine della partita i greci ne fanno 2, fissando il risultato sul 5-2 dell'andata.
Al ritorno ne fa 5 il Pana e stavolta è qualificazione. Nel totale si è passati comunque dal 5-0 per l'Onved al 6-7 per il Panathinaikos. 1 a malincuore, Milan-Liverpool. Non parliamo di doppia gara, ma poco ci importa, perché sempre di miracolo si parla. Finale di Champions 2005, il Milan a fine primo tempo ha ipotecato la finale col 3-0, ma nel secondo tempo i diavoli non scendono in campo e i Reds ne fanno 3. Clamoroso, da 3-0 a 3-3 in finale di Champions. Si gioca ad Istanbul, ai rigori la vince il Liverpool. Questi erano le mie 10 rimonte migliori della storia del calcio europeo. Io vi ringrazio per la visione, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e se volete una prossima top 10, buona shalala e ci vediamo come sempre ad un prossimo video.